No, io gli ho dato un 8. 8? Buongiorno, buongiorno a tutti. Compito da Mary Sol. Dato da Raimondo. Molto bene ragazzi, bentornati su questo canale che parla di danza, reagisce a programmi senza senso. Ogni volta che deve registrare la puntata si fa la doccia, giusto 5 minuti prima di... Sì. No, perché non vuole puzzare per il partner, cioè è gentile. Bravo. Come cosa. Raga, ma non ti dà la vostra canzone per sì. I nostri saluti. Brava Team Talk. Beh, non è il suo stile. Ok. Oddio, che paura, mi fa troppo paura, me Umberto. Mi ricorda It, quando fa così. No, a me ricorda quello stronzo di Game of Thrones. Hai non mai visto. Quello che taglia le palle all'altro. Allora il mood mi piace, adesso non saprei se è pulita nei movimenti. Sempre queste spalle che ogni tanto salgono. Oh, la Cella è molto felice. Quando la Cella fa così, è contenta. Ecco, Nicola. Sta un po' esagerando. Guarda molto giù. Adesso Todd lo dirà subito, eh. No, ragazzi, adesso... Vedo lo tantissimo. Sguardo che fa giù su, giù su, giù su, vedi? La tocca questa cosa del viso che lo sa usare proprio bene, nel senso che... Cioè lo sguardo che è un laser, capito? Non è che si sposta, sì. Perché più sposti lo sguardo in giro... E lei è figlia di Homelander. Lui c'ha... Berdy sembra anche un po'... Sì, sì, io penso che questa ragazza sia proprio nata per ballare. Ha un istinto pazzesco. A me è piaciuta, mi è piaciuta l'energia, mi è piaciuta... Un po' che cose da aggiustare. Si muove bene, è carina, mi piace. Poi è veramente una ragazza che ha... A talento. Raimondo? Ah, quindi questa ragazza ce la vediamo al serale, eh? Deciso. Direttamente. Considerando la difficoltà e considerando il tempo che hai avuto, bravissimo. Ma cosa sta succedendo? Wow. Troppo gentile. I professori d'accordo che non litigano. Ma cosa sto guardando? Non è, amici. Sono orgogliosa di Marisol perché è una ragazza... No, volevo dire che è una ragazza che ha una gran bella testa. Wow, quanti complimenti. Ha una bella testa. C'è una testa gigante. Sono nata così. Riprenda, immagino. Ma anche due tre gliene do, guarda. Oh, ma la Cella è così... Mazza. Positiva. 8 anni ho iniziato a ballare. Io ho iniziato a ballare prima di te. Sì, a 3 anni cosa facevamo? Giro, giro, sotto. 7 anni ho iniziato a ballare. Ma va, davvero? Sì? Certo, tu sì? A 3? No, 4, tu? Io quando, prima di partorire. Cioè, tu chi hai partorito? Hai un figlio? Non so bene. È qua. Sta per uscire. No, è uscito, ma è sempre rimasto qua. Vedi quanto è largo. È sempre rimasto qua dentro. Cioè, lui vive. In realtà quanti anni ha? Cioè, è già nato, 11. Ma... professionisti. Virna, come ci senti a parlare con una persona che voleva raggiungere i tuoi livelli e non ce l'ha fatta? No! Ma lei ci segue su Instagram, raga? Invitiamo allo spettacolo. A lei ogni settimana è lì, ragazzi. Ospite fisso. Per me va bene. Allora, adesso è qui come giudice, ma dopo canterà, eh? Era Wax! C'era Wax nella... Ma chi era? Balla! Accanto. Holden. Comunque se ci mettono qua sopra ci si vede sempre. Canti stella di mare, giusto? Che tipo lì, eh? È lì però lì ci si vedono i piedi e dobbiamo ginocchio. Stare così. A me c'è una camera che passa, no? E tu la segui. Lui è il figlio del compagno di Laura Pausini. Effetti. Sì, lui usa sempre tanti effetti. Non è la sua voce questa, è impossibile. Non puoi avere un sintetizzatore come voce. Che
Che puzza. Ho tirato una scorreggia che potentissima. Ma cosa ho mangiato prima? Fantastica hai fatto, una voce pazzesca, una produzione pazzesca che hai fatto. Raga, veramente sembrano i casting di quei tre che fanno preso. Per me è il primo 10 di quest'anno. 10 mi sembra esagerato. Il risultato finale secondo me è figo, cioè usarli come li usa lui gli effetti secondo me è figo, ha senso, sì. Non è fine a se stesso, però comunque io vorrei capire qual è la sua vera voce. Sa solo cantare se usa gli effetti così oppure sa cantare in generale? Un calcio di rigore, suonare prima di un play. Tre. Sono difficili quelle pirouette così, sì, fuori asse con la giacca, con tutti i vestiti che c'è. Quante domande ti farei, dimmi di sì. Scommettiamo che se lei la fa così, il tipo no, si spoglia. No. Non mi sta piacendo la coreo. Ah, appena iniziata, team. Non rompere i co. Ecco, guarda che si spoglia. Ok, presa. Secondo me in realtà sbadigliato, sì. E l'ha mascherato bene. Anche a me succede. Ah, è molto catchy come coreografia. No, è semplice. È semplice, è soprattutto perché la fa. Attenzione, no, si è fatto un turno e mezzo. Dai, dai. Con questo outfit poi guardi meno le gambe e i piedi. Esatto. Il salto era difficile. Quante domande ti farei? Purtroppo piedi e gambe piegate. Ci hanno ascoltato, eh. Mi hanno detto mettete un po' più di vestiti. Più l'hanno anche riempito di vestiti. Ah, però ci sta come mood lui. Aveva sempre questo problema dei piedi, purtroppo. Oh yes. Arriva dalla cella. No, no, ma schifo, raga, che schifo, un bodybuilder. Troppi muscoli tozzi, corti. Che salto. Allora, non mi sta dispiacendo, eh. No, lui come mood, come espressione è sempre stato carino. Anche energia. Sì, ha tanta energia. Si tocca bene. Poi si tocca bene. Dai, doppio tour. Dire no, bravo. E fai solo la correzione sul. Secondo me dovevi toccarti un po' più. Sì. Cioè la mano piegata. Un po' più dritta. Sì, un po' più dritta e un po' più curva. Cioè, nel senso, cioè arrivare fino. Sì. Fino dietro, capito? Perché devi crederci. Cioè non è che lo fai per fare. È un movimento che devi fare fino in fondo. Come se lo facessi tu a casa da solo, praticamente. Esatto. Beh, ho visto un po' dei ferri da stiro. Ma purtroppo l'occhio cade sempre lì. Cioè, anche tutto se è una quello che ha fatto. Molto... Tu hai guardato i piedi. L'occhio è caduto pure da qualche altra. Beh, la faccetta. Beh, il pezzo era così, eh. Cioè... Sì, sì, no, infatti, stai commentando quello. Comunque hai ragione. Il problema che ha una persona che ne capisce di danza cade l'occhio sui piedi e sulle gambe. Lei non l'ha detto delle gambe, ma le ginocchia comunque si vedono anche attraverso il pantalone, che erano spesso volentieri piegate. Io ti ho già detto che ti trovo legnoso anche in questa coreografia, perché visto qualche cosa, però insomma faccetto, visto Maria. Che ti devo dire, questo io è uguale, visto... è uguale a due settimane fa. Secondo me sta migliorando. Sì, invece sì. Quello che dice Celentano, che è legnoso, che è un po' rigidino, sono un pochino d'accordo. Cioè rispetto, abbiamo visto prima, Elena è comunque molto più sciolta sopra, più morbida, lui risulta sempre un po'. È un bodybuilder, ti non è che fa danza, cioè. Body? Un ruffianaggine che ci sta sempre un pochino. E non forzare le espressioni facciali, ogni tanto tendi a farle venire naturalmente. Okay. Grazie davvero. Otto e mezzo? Io come la cele? Otto e mezzo. Fino un signor! Harassment. 8 e mezzo. Ah, 8 e mezzo alto. Mi sembra esagerato. Troppo alto, mamma mia. Si è fatta sedurre, dai. Sì. Allora gli altri cosa dai? 25. 8 e mezzo, cele. Affondata la cele, affondata. Io non affondo. Adesso si arrabbia anche con me. Beh, certo che sarà, che tu gli hai dato il voto. Con chi si deve arrabbiare? Mamma francese, quindi una canzone in francese dove è scritto delle barre, giusto? Sì. Prossimo anno ci sarà uno con la mamma americana che arriva lì, si chiama Small G. Smallville. Poi arriva una con la mamma tedesca, Klein. Si dice così? No. Klein è piccolo. Klein! Klein! Allora, sorpresa che mi vedi qui. Ma com'è? O sei white o mi fa imbazzire? Ah, era francese.
Ma francese o napoletano? Non capisco. Sembrava davvero napoletano. Mi riporterà dove puoi cercare, ma lei non mi trova. Tetaglio. Tetaglio la gola. Vediamo se il suo ginocchio tiene oggi o no. Vediamo. Ma anche la spalla. Ma io. Certe volte se la trascina. Datemi una fascia, quella che sai, quella che tiene bene. Allora andai. Allora andai. Non è già meglio, eh? Non fa più i giretti zoppicando. Però, oh, forza, gira. Visto però il video. Lo vedo che sta molto lì, così, molto lì. Girato. Se tu le problemi, si parlo francese con l'accento italiano. E ora. Je te parle français con l'accento italiano. Che mi ritorno. Oh, oh, no. La 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 la. Posso dire che l'ha rovinata. Porca miseria. Sto cercando di capire qualcosa, ma ho apprezzato molto le tue barre. Mi è piaciuto come hai gestito sia la melodia che le cose che hai deciso di scrivere. Mi sei piaciuto molto. Anche grazie. Ottima scelta. Diglielo in italiano con l'accento francese. 7,5. Ok. Mezzo. Oggi parliamo tutto così. E c'è Dustin. Dustin? Dustin? Dustin, dove sei? Ciao. Destina, devi vedere la caviglia gonfia? Scusa! Alle pie? Mi sembra troppo un surfista. Sì, sì, adesso manca la crema. È il suo riscaldamento. No, avevamo un insegnante di surf che era uguale a lui, aveva sempre questo strato di crema completamente bianca, spessissima. Adesso si alza qua. Fa così. Questo era il suo riscaldamento. Tira bada il tuo figlio. C'era mancato la scorsa puntata lui, eh? Oh, non ci era piaciuto. Adesso lui cosa dai? Cosa dai? Lo vedi, esatto, lui è plastico, come fluido, come transizione, come passa da un momento all'altro. Madonna. Capisci la differenza fra chi ha studiato danza e chi sì, no? Sì, sì, guarda, cioè, che oltre ai piedi, alle linee, che... Anche la differenza di movimento tra slow, velocità, scatto. Anche questo, capito? Quanto era denso. Oh, bello, bello. Mizzica che schiena. Ha una schiena. Se la faccio così, mi spacco in due. Bello. Ok, questo invece non mi piace. Però è un problema della coreografia. Ma messo così qua. Devo respirare, devo fare qualcosa di easy. A lei piace. Questo l'ha fatto anche l'altra volta. Sì. Madonna. Le pirouette sì. Manca un po' di eleganza. Questa cosa qua che fa molto jazz. Aspetti cosa fa Virna. Aspetto cosa fa la Toppi. Sì, perché la Toppi cosa gli dà adesso? Adesso toppa, ha toppato. Ha toppato proprio malissimo. Che voto avevi preso? Toppi. 8,5. 8,5. Cosa? 8,5 ah, l'altro. Ok, scusate. Mi stavo già incazzando. No, io gli ho dato un 8. 8? Non la invitiamo allo spettacolo. Poi ovviamente voi ci lavorate in sala, è una cosa diversa. Io ho guardato l'esibizione così in sé. Ah, fuori, fuori, fuori! Scusa, mi stai esercitando per quando scrivere i miei figli. Comunque è molto plastico, mi è piaciuto molto il mix di plasticità sì, sì. Con potenza, forza. D'impatto mi è venuto da votarti leggermente meno, però sei bravissimo comunque. Grazie. Io non ho parole per questa valutazione, ma come fai a dire una cosa del genere? Cioè, ha fatto un pezzo che era, non lo so, 20 volte più difficile dell'altro, che aveva una qualità di movimento che l'altro ragazzo si sogna. Attenzione. Assurdo. No, non ha senso. Come c'è rimasto male. È una cosa per c'è me inimmaginabile. Brava. Guarda che ho sete. Quanta roba che là dentro. Vuoi qualcosa? Ma se c'hai un subscribe sotto sì. Che al pubblico sicuramente serve. Perché si deve iscrivetevi. Ma vediamo chi riesce a trattenere. Ridi con quella nota. Che brava ragazzi. Lei mi piace. Una sola lezione questa settimana con Elena di staging sì. E già si vede. Sì, più confident. Sicura di sé. La classifica sono d'accordo.
È lì, è come una scala. Wow, già scenografia, ragazzi. Quella scala, già serale. Siamo alla scala, dove porta? Porta dove vuoi tu. All'isola che non c'è. Posso dire, a me piace come si muove, però. Guarda che luna, guarda che mare. L'intensità, come usa il volto, lui sta vivendo, non sta esagerando. Invece spesso gli amici esagerano. Da questa notte senza te dovrò restare. Vedi, racconta. Perché ho peccato nel desiderarti. Guarda come se la vive. Sì, non è tanto esagerato, sai quelle facce televisive che vedi esatto. Spesso. Ma tanto adesso gli dice che sta esagerando, troppe facce. Ti dire, guarda che luna. Guarda che bella il cambio dinamica che ha, musicale. Poi fa cose semplici, cioè a livello di movimento, no? Beh, a volte velocizza, fa delle esalazioni. Che luna! Dai, non mi è dispiaciuto. Era un uccellino che è volato via. Provi in studio, adesso va contro un faro, però... vale tutto esplode. No, ho segnato che mi è sembrato un mimodramma questo. Un mimodramma. Vabbè, ma la Celentano non capisce nulla che non sia la danza che vuole lei, solo quella. Cioè, se uno esce da... Che peccato. Che, devo dire... Bravo, che peccato. Che peccato. Secondo me la Celentano è comunque limitata, posso dire. È limitata nel guardare cose che non siano solo la danza che vuole lei, che è quella fatta in un certo modo, che ha tanta tecnica classica. Qualsiasi cosa che esca da quella roba lì non va bene, non mi piace, non è bella. Samu. Lei piaceva a Samu, però. Boh, raga, ma sapete come di volta in volta cambia idea. Perché Samu non faceva cose... No. Era tutto racconto. Non hai guardato esattamente quello che Elia ha fatto e sei andata attraverso il mimo che non ha... A me è sembrato un mimodramma e l'ho detto, ma non c'è niente di offensivo, anzi... Ma che c'entra il mimo? Il mimo, ma non c'entra niente il mimo, cioè non è un mimo, ragazzi. Stava ballando, stava danzando e ha raccontato una storia con una semplicità... Bravo. Senza andare nella didascalia tecnica di quella spicciola... Infatti io ho detto... Esatto, non è andato nemmeno nella cosa tipo... Sì. Quello è un mimo. Sì, più che altro vorrei vedere altri ballerini dentro fare quello. Guarda che tecnicamente è difficile. Sinceramente non mi è entusiasmata, okay. Ma perché penso che tu hai un punto forte che è l'espressività. Però l'ho trovata anche, come dicevo prima, un po' troppo forzata. Esagerata. Ma raga, ma non è vero. Però può anche essere un gusto mio personale. Forse sì. Ma noi non siamo proprio d'accordo con niente sta puntata a livello di danza. Non ce la possiamo fare. 8 e mezzo quello là che esagerava tutte le facce. Lui invece, che era dentro il personaggio, raccontava. No. Vabbè, quest'anno penso sia l'anno peggiore a livello di giudizi. È incredibile, ogni puntata è un... Ogni anno peggiora. Ma ogni anno, capisco. Tizi, siamo sempre più incazzati. Torno a casa e penso a te. Gli sguardi che fanno in giro mi fanno ridere. Perché chiude gli occhi e poi fa... Guarda. Sono al buio e penso a te. Sono al cesso e penso a te. Chissà chi pensava. A te. L'ha detto, infatti, sì. Brava, mi è piaciuta. Sì, sì. Madonna, raga, ma sta ragazza... Questa gliel'ha montata a Giulia. Ma di Cambrè? In ogni Cambrè, pezzo sì. Contemporaneo fanno Cambrè. Until we meet again, the end. Bel piede. Ma sta che collazzo. Non mi ricordo che c'era. L'altra volta ho ballato con le scarpe. C'ha pure il piede, ma c'ha tutto questa qua. Porca mia, guarda, non mi salgono. Ma che espressiva, non so perché ma mi ricorda cioè, 11 due piedi, due gambe, due braccia, una cosa pazzesca. C'ha pure una testa. C'ha pure una testa, incredibile. Sì, bella. Bello, un po' di acqua carino, pulito. È brava? Sì. No, ma sta ragazza è forte, raga, sa fare tutto, incredibile. È forte, cioè, il pezzo di pop ce l'ha piaciuto tantissimo, sì, solo sì, le facce esagerate. Qui non sta esagerando sul volto.
Pazzesca. Forse è una delle mie preferite adesso. Che talento. Fa tante cose. Ballare così contemporaneo e così hip hop come l'altra volta, cacchio, pochi a farlo, eh. Tra l'altro una ballina hip hop con un piede così. No, ma infatti incredibili e sei super personale. Questa grazie. Ragazza sa veramente quello che fa, quando lo fa, e è un mondo bellissimo. Grazie. Raga, pazzesca, mi è piaciuta un quanto? Sacco. Quanto non lo so, però 12 almeno. Ancora un pochino acerba da lavorare, giustamente, però arrivi e mi sei piaciuta molto. Vediamo dove sei in classifica. No. Sarà ultima. Sì, palese. Nel rosso proprio, già sotto. C'è Nicolas e Dustin, tu? No! Ah. Elia è sotto. Ma no, qual è Elia? Oh! Bravo! Una da zeccata, sì! Ora posso alzarmi in piedi, ho finito la mia preghiera. Quindi a lei ha dato 10? 9? 9, secondo me l'avrà dato 9. Almeno 15 per stare in rapporto con gli altri. Comunque lei mi ricorda molto Giulia, per versatilità. Andiamo a vedere la prima gira nei salti, sì. E poi possiamo dare un voto definitivo. Passito parate Maria, un, dos, tres. Un passito patra. Un, dos, tres. Un passito parate Maria. Vai, tizi. Un, dos, tres. E muove. Un, dos, tres. E vinco amici. Ma che è? Un, ma raga, dos, tres. Posso dire? E prendo 10. Es un esperismo sexual che me vuelve loco. Faccio il mio passito. Un, dos, tres. Raga, questo un, è il dos, villaggio turistico. Un passito patate. Un, dos, tres. Mi fa scassare il pubblico che in piedi. Ma dos, non sorride, cioè. Grazie Maria. C'hanno tipo la pistola puntata. Mi è piaciuto moltissimo. Grazie. Poi insomma lui lo spagnolo lo conosce proprio, cioè madrelingua, quindi. Sì, proprio mi è piaciuto un pezzone. Un pezzo. Secondo me lui devono fargli proprio un'altra classifica, talmente in alto c'è sto pezzo. Sì, una sua classifica. Se io fossi giudice, Andrea, io ti do 1 2 3. Allora, voto 1 2 3. Porti positività, mi sei piaciuto. Grazie, è un onore. Mi sei entrato dentro. Errore. Errore. E il principe si è impossessato di Elisa. Mi sei entrato dentro. Oh, oh. Ah, vedi, adesso bellissimo. Sei bruttissimo. Quello è Garrison. Tra Garrison e il pubblico. Come beh, come beh. Shakun by your love. Cosa ha fatto hip hop? Fa hip hop e contemporaneo, quindi anche lui dobbiamo capire. E non siamo assolutamente a livello di Sofia. No, infatti stavo cercando. Un pezzo è molto più semplice, devo dire. Peccato. Non era pulito, pulitissimo, però intanto lo sa fare. Marsiglia. Madre natura ha creato ognuno di noi in maniera diversa e va benissimo così. Quindi va bene che sei brutto, però. Quindi confermo. Quindi Garrison ha ragione. Sei fatto così, non ci puoi fare niente. Che okay, madre natura, fin qua sono d'accordo con fin lei, che d'accordo. Madre natura ha diviso la celle subito all'attacco. C'è però tocca, noi abbiamo due piedini, due gambine, due braccine. C'è la tocca e c'è Alessandra. Sì, ma celle non tutte hanno due piedini e due gambine. Infatti. Beh, è vero, vero. Non è inclusivo. Sta discriminando. Chi non ci crede veramente fino in fondo. Uh-huh. Non ho visto la fiamma che vorrei vedere, però mi sei piaciuto. Ok, questo è un consiglio, spassionato. Io quando esco con un tipo che non mi piace. Anche a noi non è piaciuto. No, a me non è piaciuto tanto. Pezzo semplicissimo, si spostava un po' di qua, un po' di poi là, dopo Sofia. Mancava anche densità di movimento, cambi di dinamica interessanti, un racconto. No, anche. Non è arrivato. Nei tuoi occhi quello che avevo. Ah, ha preso la malattia dell'altro ragazzo. Si sono scambiati. Dietro gli occhi la sole. Tanto le persone sono tutte uguali. Sole. La sua voce mi... Sole. No, purtroppo, cioè, preferisco quando canta a scopare. Secondo me, io ti ho visto un po' trattenuto. Detto che mi sei piaciuto, comunque. Ma piace. Io questa frase non ce la faccio più a sentirla. Prima di fare qualsiasi critica bisogna sempre proteggersi e dire Mi sei piaciuto. Ma... Oh, però è palese che non è vero. Ma piuttosto di le correzioni in modo carino, basta. Senza offendere. Ma poi lo illudi, poverino. Però lei nel confronto con Sofia... No, è Sofia, raga, di un livello Sofia altissimo. Sofia è troppo forte. E lei fa cose, cioè, contemporaneo hip hop, quindi... Sì, stessa categoria. Stesso stile. Modern. Eh sì,
sì, sì, ci sarà un momento in cui dovranno scegliere tra uno o l'altro. I'm never gonna shut you out. È lei nelle transizioni che perde. Carino. Secondo me non è convinto. No, no, è un po' si fuori. Sente questa cosa che è un po' trattenuta. Sì, non è... mancava proprio... un po' di forza, di energia. Anche se ogni tanto facevi movimento e movimento. Cerca di legare un po' di più tutto quanto. Quello che ho detto io. Sì! Bravo! Bravissimo! Io l'ho detto per prima! Come posto un raggio di sole. Sì, l'ho detto. Sì, l'ho fatta giusta questa. Tra le corsie dell'inverno. Pure questo, giusto che bravo. È lui che sta pensando in mezzo. Sì, sì, sì. Cioè, ok, questa l'ho fatta giusta, okay. L'intonazione russa. Ok. Prossima. 5, 6, 7, 8. Ogni volta che ti senti persa, anche quando non ci sarò. Anche quando non ci sarò. Non so perché mi ricorda Grignani da giovane. Ci ho travolgente. È uscito un po' troppo velocemente dal personaggio. Ti dà fastidio. Troppo umile. Io un attimo, sono poco più e poi hai. L'autogestione vocale dovrai fare un lavoro, sì. Però mi piaci molto, mi ricordi, non so, mi fai venire in mente un po' un giovane Grignani. Cioè... Sì! Giusto! Giusto! L'ho detto prima io! L'ho detto prima io! Madonna, dici siamo dei campioni! Gira nudo in casa. Sì. Nudo no. No, senza magliette. Ok. Strano, ad amici non girano mai senza magliette in casa. Farò di meglio la prossima volta. Loro due? Dici che loro due. Sì, secondo me sì. Stanno guardando lo papà. Pa. Sì. Cose da quando ti conosco e non ne conosco. Tiziano che balla su Tiziano. Madonna! Commentato da Tiziano! No! Io odio quando ti bello! Si è sciolto? Sì. No, però queste cose no, non mi piacciono. Che hai delle isole negli occhi, il dolore più profondo. Gli applausi. Il dolore! Sì, le isole negli occhi, il dolore più profondo. Io questo pezzo lo voglio vedere fatto da Emanuel Loh. Secondo me. Madonna, lui spaccherebbe! Secondo me spaccherebbe poi, brutto. Poi pure sexy, è bello. Per fare questi pezzi qua ci vuole un carisma. Ci vuole carattere. Ci vuole... Capito questa cosa qua? Io l'ho vista un po' scollegata, no? Spalla e poi dal piede, ginocchio che sale su, no? Pum. Hai perso un po' di intensità. Invece io... L'ha detto prima lui! E poi a metà del pezzo mi sono un pochino persa via. Sì, è verissimo. Sei molto musicale, grazie. Sicuramente. Ecco. Hai ritornato la battuta della quando non sai più cosa dire. Sei bello. Cosa? Combattere contro te stesso. Perché bro, tu sei il tuo più grande nemico in questo istante, te lo dico proprio col cuore. Hai capito il senso che ti sto a dire? Lui non sta ascoltando. No, questa ultima cosa non l'ho capito. Onesto. Puoi andare in bagno? Sì, puoi andare. Grazie. In realtà c'è una roba da sganciare. Non sta piangendo per il video, ma c'è proprio c'ho un male. Sei cagato. Quando sei agitato. Ci sta, Io avrei un sacco di problemi con la toilette. Non sta cantando lui. No. Ah, direttamente registriamo la canzone così non devo cantarla. Ci sta. Mazza, quanto autotune c'è qua? Ma a dire il vero, anche la canzone originale è piena di autotune, c'ha cioè le doppie voci. Sì, sì, infatti non la devi portare, sta canzone. No. Mi sa che mi ricordo più, si rivede in gioia! È da quale da... Ah, romani che scala con doia! Infogna. Ma lui stesso non ci ha creduto no, per niente. No, lui non ha mai fatto un pezzo che ci sia minimamente piaciuto. Sicuramente la voce non ti manca, ce l'hai ed è anche molto bella. Vado a fare la mia passeggiatina. Siamo seri. Io non capisco, cioè solo effetti sulla voce e il primo commento è la voce ce l'hai, è bella. Ma perché? Non capisco. Quindi riesci a riconoscere una voce anche se c'ha mille effetti sopra, cioè ma come fanno? Ma lei è un genio della musica. Ah, può essere, ma magari ha ragione. Noi siamo ignoranti dal punto di vista musicale, dobbiamo sempre ribadire questa cosa, siamo ballerini, quindi sui giudizi musicali siamo ignoranti. Però mi sembra assurdo a volte i commenti che fanno, perché comunque le orecchie ce le abbiamo tutti. Sì, sì. No.
non tutti. Non tutti. Mi ricordo ogni giorno che sono qui per fare musica. Però non sembra convinto, non sembra contento di stare lì. E soprattutto sono molto contento di farlo. Sono molto casato, fisso, cioè devo forse è troppo duro con sé. Devo assolutamente, sono cioè, euforico. Metto tutte le mie energie. Scusa, metto tutte le mie energie per... Faccio troppa... Togli energia. Sembra sempre che ti girano un po' le balle. Esatto, vero. C'è cioè, sempre un po' che dici, cosa mi è successo oggi? Lo so, vero. Non c'ho di voglia, c'è ragione. Ti ha dato un consiglio che ha un senso una volta nella vita, sì, e mi trova assolutamente d'accordo. Credibile. Oggi non litigano, sono però Rudy è stato carino. Andiamo dove sei, Ezio. Quando vedo Holy, a me viene Holy shit. Lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari. Posso dire che sono migliorati i costumi dei ballerini? Sì, non hanno più quella culotte e basta. Sì, la maglietta. Ci hanno ascoltato. Contati, siamo in aria da ieri, ieri, ieri. Questo giro non mi è piaciuto, però saltino le... Il dito sopra tutti i vetri. E lì in faccia. Non succede più che stiamo zitti a bra. Mi aspettavo un... Sì, anche io. No, ti giuro no. Qua c'era un po' di... Ma non c'è i blocchi, brava. Sì, il resto non mi cattura troppo. Capito che quello che senti però non lo sento. Diciamo che dopo aver visto Sofia... Vero, io Sofia qui. Sì, perché ha proprio un'altra qualità di movimento, cioè mi cattura. Mi meriti altro, non mi meriti no. Non mi sembrava convinta. No, mi son perso. Ma era un pezzo anche strano, sì. Non so. Eri anche un po' troppo focalizzata sulla coreografia. Sono... ha ragione. Si appannava lo sguardo. Come... Sì. Grazie. Brava, brava. Però brava. Stella. Bella. Stella, stellina. Tre si avvicina, la fiamma traballa, la mucca è nella stalla. Non la so più, io so. Non mi è rimasta la mano. Ma anche la spalla, è rimasto così. I see the parties in the diamond. Sometimes when I close my eyes, six months after. We sold this unforbidden paradise. Lei è l'unica in inglese che capisco cosa dice. Adesso non capisco più. Bleed me dry like a goddamn vampire. È la canzone preferita mia che ha fatto fino adesso lei. Sì, perché l'altra volta faceva più un genere jazz. Jazz, blues, soul, molto soft. Cioè mi convince più ora, anche se non è una delle mie preferite. Comunque però, assolutamente ha una bella voce. Sì. Devo dire che la preparazione c'è. Hai scelto una roba difficilissima, gestione vocale, interpretazione, addirittura recitazione. Non sto capendo. Non sto ascoltando. È in botta, poverina. Era un pezzo molto difficile. Non è riuscita a trascinarci con lei, non mi hai portato dentro. Face in the mirror is all I need. When the reaper takes my life. Sì. Bello, ormai no? La schiena fa. Lei se la gioca con Sofia, eh? Vero. Ai ai ai. Mazza, raga, che salti. Molto carina. Ma c'ha le gambe. Ha cambiato lo spot. Le gambe che salgono sia davanti alla seconda che in arabesque. Qua sembra un polipo. Allora, lei è Sofia. Vita precisa. Tanta roba. Sì. Come personalità, forse scegliere lei. E Marisol fa anche acrobazia, mi sa. Sì. Sofia forse no. Qualcosina ha fatto, eh? Canto l'italiano. Di Toto Cutullo. Sì. Oh, Clark Kent, si è tolto gli occhiali. Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano. Sì, ma dov'è la chitarra? Non ce l'ho. Lasciatemi cantare. Sono giapponese. Lo sai che ci sono anch'io. Ma poi si chiama Schweppes? Space? Space hippies. Lui è un hippie dello spazio. Mm-hmm. Io non sapevo che Superman fosse un hippie. Però ci sta. No, più che altro da hippie a hippie. Io oggi sono proprio vestito. Tu sei proprio un hippopone. Un hippoparo. Ero talmente presa che mi stavo dimenticando di votare. No, Emozione così. Ok, awkward. Grazie mille. Ma lui è tipo 18 anni, ma la voce di un cinquantenne. Sì. Per oggi la toppia ha toppato, eh. Partita con 8 e mezzo e da lì è andata tutta malissimo. Voi non sapete i voti di Gaia, di Marisol. Come stanno? Marisol messi? Number one. Infatti. Ma sono un genio. Scusa, non lo dici che l'hai detto prima tu? Per me la classifica è Sofia, Marisol, Dustin. Gaia. Più di Dustin. Raga, ma Dustin mi è piaciuto tanto. Ma Dustin è stato fortissimo. Secondo me è terzo posto per Dustin. Chiara? Chiara prima di Dustin, vabbè, ma... Quindi chi rimane? Raga, Dustin è chiusissimo. Chiusissimo, ma per forza. Allora, insomma, quel laboratorio mi sa che non ha funzionato molto bene. Ho sbagliato. Elia. No, per me ultimo... forse Simone, sai. Dal titolo e poi siamo finiti nel vortice. Il 4 novembre... Vai sempre lui!
Wow! Madonna, ma quello l'avranno cacciato. Ma quello è un pazzo. Sì. Secondo posto. Angelina Jolie. Era mio ed è ancora mio. Beh, loro due sono sempre prima. Sì, sì, per sì, forza. Sì. Stella. Io avrei messo prima Stella di Petit. Sì. Sì, sì, sì. Purtroppo i cantanti di quest'anno ce ne piacciono... Due. Lille Jolie è mio. Mida. Lui, guarda, ultimo. Mai più. Un, due, tre. Mai più. Ezio, ottavo e nono. Ezio, ultimo, non aveva voglia. Che la portano a essere dum bum bum bum. Bum 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 bum. Na 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 na. Finito Petty Seven, diventa Petty Rosso. Bello! Petty Rosso. Poi ma io guardo dove mi pare, se guardo te ragiona, mi giro, va ragiona. Bene? Ecco. Oh. Oh. Quelli di Emanuele si possono alzare un secondo? Manuel, sono tua. Emanuel. Allora. Lui a Chiara. Io darei la possibilità a Sofia. Sofia. Marisol è con Cele. Cele. Ecco, vuol dire che Chiara verrà buttata fuori sì, poco sì, tra sì. poco. Oh. Pink Floyd. Mamma mia. Figo. Leave them kids alone. Sai perché? Perché l'insegnante è un pedofilo. Un ballerino esplosivo. Sebastian. Capezzolo. È Sebastian. Sì, è Sebastian. L'ha riconosciuto dal capezzolo. Bravo tizi. Capezzolo. Deluso da Shinaish. Non l'hai riconosciuto. Guardate, non è che mi studio i capezzoli. Sì. Sofia, rilassiamoci. Sì. È che è troppo scusa. Bello. Dopo sto tranquilla, però adesso un attimo. A posto. Va benissimo. No. Questa è Shinai lì. Ma quella sei tu. Come se fosse un insulto. Sei davanti a Sebastian. No. Dopo va un'altra che inizia bene, però adesso. Io sarei così. Questa deve improvvisare con lui. Mamma mia, diventa una scena di sesso. vieni qui con me. Primo che si esibisce o la prima che si esibisce rimane in studio o gli altri escono? Perché io devo leggere quale sarà l'improvvisazione uguale per tutti. Puoi rilassarti giocando una partita del tuo videogame preferito. È una nerd? Giochi videogame tu? Ah ok, peccato. Tu non giochi videogame? No. Ma vai via da qua. Neanche Mario Bros. Cioè... Maria conosce Mario Bros comunque, quindi vuol dire che è una gamer. Vieni risucchiata in quella dimensione virtuale e inizia a giocare danzando da dentro. Raga, ma che ma cacchio che cos'è l'improvvisazione? Sta cosa? Sfidando i tuoi avversari. Poverina, mamma mia. Ma cos'è? Ma cosa ma c'è? Cos'è Spider-Man? più. Giulia, una fragola. Ma raga, ma che trash cosa sta succedendo? Che trash. Sicuramente lui. Meno male che non avevo fatto io. Chi può essere il nemico? Il ragno. No, per me è la fragola. E dopo 7 secondi fai parte del videogioco. It's me, Mario. No, però quando giochi stai dritto. Se ti giri come fai? Vabbè, fa un sacco di pirouette. Poi pure scalza, raga. Ecco il cattivo, bravo, calcio. Guarda. Forse più sporco a farlo. Ma se è Super Mario dovrebbe saltare sopra il ragno. O corri dentro che ti fai male e ti impusciolisci, no? Poi prendi la fragola e cresce. Bello questo movimento, oh, bravo. Gira, tonda. Game over. Meno male che è finita, poverina. Questa è la mia faccia. Brava Marisol. Cosa è successo? Però per un compito del genere comunque è stata brava. Io vorrei un sacco vedere Tim che fa un'improvvisazione di questa cosa. Lui sarebbe bravo. No, farebbe un sacco ridere secondo me. Sai, sì. Proverebbe a imitare Super Mario. Quindi sarebbe... che va contro il ragno. E ti ripiccioliscino. Ah, qua sta l'angaggio. Sei sul pozzo. Il fiore non è un tuo avversario. La fragolina non è un tuo avversario. Mentre il ragno sì. La riletta uguale. Qui la rileggerà una terza volta. Perché ce ne manca ancora uno. Teletrasportato nel videogioco. Wow. L'ha salvata. Lei brava. Lui l'ha presa. Lui l'ha presa. Sì. Oh! Vieni qua. Vieni qua. Comunque
questa cosa del videogame. No, ragazzi, fuori, è terribile. Però vabbè, ma dai. Nessuno vince sto gioco, mamma mia. Ma poi game over, cadi giù a terra, no? Bravo. Stai giocando una partita al tuo videogame preferito. Ma abbiamo capito, è la stessa cosa per tutti e tre. Perché devi rileggerlo? Aspetta, ragazzi? Aspetta. Ma dopo pochi secondi che giochi, circa 7, vieni risucchiato. Vieni risucchiato in... Ma Maria è buggata, l'ha detto. Maria è buggata, Maria. Senza joystick, sfidando i tuoi avversari. Senza joystick perché è un joystick vero, non voglio rovinarlo. Dove va? Dove va? Vuole entrare dentro Elena? Bello che fa così. Lei vedi che fa molto meno, non come gli altri che volevano, tipo Marisol voleva assolutamente ballare, fare un sacco di cose. Però sì, però poi è più acting. Succede solo casino. Oh, dove va? La stanno attaccando tutti, sì, non solo il ragno. Ma amichette d'oro. Ma infatti dovrebbero proteggerla. Un fiore cattivo. Spara colpi con il voguing. Più, 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 più. Ma un gioco così non c'è. Perché lui si stava avvicinando, non aveva niente con cui fermarlo. Metti che ha mi usato faccia... l'opzione piede puzzolente. Sì, metti che mi faccia come quell'altro di prima che l'ha preso e ha iniziato a inseguirlo. Così, si è presa un po' paura, ha detto: senti, stai lontano. Combo piede puzzolente, arrivo. Però si fa game over. X quadrato L2. Sì. Nonostante quella combo game over, comunque ha perso. Oh, quel ragno è difficile da ammazzare. È forte. Ma perché è il boss finale. Sì. Ciao Seba. Chi è il vincitore? Ma se non ha detto niente, non ha fatto nessun commento. Mi sa che stavamo ridendo. Sofia sia stata la più convincente. Okay, sì, Sofia è stata più nel pezzo. Ho capito, l'altra volta non mi sono alzata e sono stata... Quindi mo subito. Ma raga, che personaggio. Lei è carino. Ho capito, l'altra volta mi sono stata seduta e mi ha fatto un culo così. Partiamo da un filmato. È presente. Ragazzi, vi ricordiamo che noi ci siamo tutti martedì su Twitch alle 20.45 e commentiamo quello che succede durante la settimana ad Amici con voi. Vogliamo ricordare qualcos'altro anche? Lo spettacolo! 31 ottobre al Teatro Carcano di Milano alle 20.30. Rimangono circa una settantina di posti. Sì. Quindi mi raccomando, dai che facciamo sold out. Vi aspettiamo lì, vestiti da Halloween. Mi raccomando, lo spettacolo è un dance comedy. Si balla, si ride, si canta, si recita, ci sono i video esclusivi, quindi... Spogliarello, cosa? Quando? Interazione col pubblico, scegliamo della... Andiamo. Dai, Nicolas. Sei totalmente underdone. Non sei elastico, sei chiuso come una cozza. Sei una cozza! Quindi dai, poi, come ti chiamerai? Cozza, e voi, come lo chiamerete? Scrivetelo nei commenti! Commentate con cozza! Le linee sono importantissime nell'armonia del movimento. Ci sono ragazze che si sono emozionate. Della gamba, parte alta del corpo. La schiena è... Guarda come guarda! Dovrai fare anche ginnastica correttiva. Questo lo dovresti fare per te, per una corretta postura nella vita. Allora lei... Adesso fanno fitness. No, vabbè, raga, ma che è? Sta trashata! Ma cos'è? Raga! Italy's Got Talent? No, tu sì che vale. Sì che vai, flessioni. Ma lui è il balerino classico? Sembra di sì, sai? Sì. Ma cos'è sta cosa? Sono tutti sicuro no, secondo me è una coreografia per prenderlo in giro. Manca solo il tapirulando di rosa, raga. Devi mettere i piedi sui pedali. Oh yeah. Con 2 kg. Oh. Sì, bro, ma raga, fino adesso non ha fatto niente. Ma è il compito della cena? Sì. Ma non lo può fare il manager, perché no? È un po' sporco comunque, Stava saltellando lì. Non siamo assolutamente ai livelli di Michele. Io spero che la faccia ironicamente. Un'occasione persa, in parte, e anche un filino di presa in giro. Vedi. Sì. Sono d'accordo con Stortaro. Maria, sorvolo perché dovrei andare a chiamare in casa ragazze degli anni passati e non mi va. Gianmarco si era presentato come hip hop, mentre lui si è presentato come modern. Purtroppo quindi... sì. E infatti gli serve perché deve essere, comunque, deve avere la presenza scenica. Ma sì, ma su un pezzo così... Potevi lasciarti andare un po' di più. Chi viene allo spettacolo si fa una risata. Inizierà a capire tutte quelle battute. Ecco perché! Come nei film che... Tutti i riferimenti... Ormai viviamo di citazioni dello spettacolo. È più forte di noi. Nicolas, facci vedere se hai imparato a pedalare. Che di foto. Vai, Nicolas, facci vedere il fisico. Sei imparato a pedalare. Raimondo ha fatto dei commenti belli comunque. Sì, a sto giro sì. Gli fa bene anche. Sì. Wow. Bello.
Ma salta tantissimo. Altissimo l'ha fatto suo mortale. Okay, oddio. Vabbè. Quello l'avrei fatto piccolino. Okay. Oh, oh. Raga, ma cosa? Non l'ho mai fatto vedere. Ma raga, ma che bravo. È stata un'occasione questa allora, altro che perdere tempo. Ah, sto male. Sì, i piedi purtroppo. Che brutto tutto il tacco. Anche questa l'ha presa in ande d'ante. Però l'ha rinosse, in asse, in asse, sì. Senza stendere i piedi e le gambe col cabriol. Sì. C'è questo problema che comunque lui sopra è un tronco. Se lui si mettesse invece di studiare modern, che è lontanissimo dal modern, come c'è, dovrebbe studiare proprio altre due vite. Cacchio, con quelle cose che fai sa fare pop, di acrobatica, cose di breakdance. Mettiti esatto. A fare il pop così, fai un mix, hip hop, esatto. Breakdance. Mi fai vedere che fai bene sì gli esercizi in palestra, però il resto non lo sai non fare. Bravo, bravo, bravo. Come fai a chiamare palestra breakdance? Mamma mia. La Celentano, guarda, quest'anno falli tu. Falli tu. Falli tu, bravo. Cioè, sembrava una roba amatoriale. Una roba amatoriale. Non parlo tu quello. Sono difficilissimi. Ma comunque li ha fatti bene. Era alzato col bacino, era... Bravo, oh. Bravo. Bello alzato. Il mortale era alto così. Era alto, sì. Credo che una piccola base di breakdance ce l'hai, no? Sì. Beh, piccola. Comunque, parla del Thomas. Non è che ti svegli e fai il Thomas. Mi dà ancora più ragione, perché mi dice: guarda come faccio bene queste cose qui e non so fare il resto. Ognuno sa fare quello che sa fare. Ti fa vedere quello che sa fare lui. Oltre all'elenco che ha fatto di difetti. Cosa la copertina? Se posso è chiedere scusa alla produzione, il maestro, per aver modificato la coreografia perché non sapevano nulla. Aia. Ah, l'ha fatto così. Un modo per dire che per me la parte iniziale era proprio una presa in giro. Bravo. Ha fatto bravissimo, bene, bravo, bene. Bravo, sì. Bravo, il mio rispetto completo. Qua si parla di danza. E fare così, questa è danza. Io non sono per niente d'accordo, perché lei non dice tutte le cose. Tu non puoi dire danza, tu devi dire danza moderna. Sì. E allora sono d'accordo, perché per la danza moderna servono le ginocchia che si stendono, i piedi che si stendono e serve una base di danza classica. Ma se fai un altro stile, breakdance è danza, certo. Non è ginnastica, palestra come l'ha chiamata lei. E non ci vuole una predisposizione fisica come la danza moderna. Ci vuole una predisposizione fisica di un altro tipo, per esempio. Muscoli sviluppati sopra, gambe leggere per potersi muovere così. Se io provo a fare un Thomas, io mi Thomas sul pavimento. Mi spa Thomas la faccia. Puoi anche fare una coreografia con un tappo che ti viene dato e viene dato a terra. Quello no. Oh, no. Polì può diventare una grande coreografia. Ma lo rifà. È umile. Se tu sei un grande ballerino. Sono d'accordo con questo discorso. Sta dicendo che i 20 secondi di palestra comunque appartengono a una coreografia. Che devono essere seri. No, non sono d'accordo, perché la coreografia era ridicola. Però sono d'accordo sulla cosa del tappo. Se fossi stato in lui invece, anche bello, avrei aggiunto delle cose di danza. Ma capito? Raga, come se la breakdance non fosse danza. Cioè lei sta insultando tutto un genere, tutto uno stile. Così sì. Per dimostrarmi invece di che sei un secondo ballerino. Ecco, sì. Perché la danza è solo quella. Infatti. Proviamo allora, ad andare avanti. Lui avrà... Brava, vai avanti, vai. Avanti. Passi di danza. Il Thomas non è un passo di danza. Eh no, il Thomas lo fai per pulire casa. Sì. Coi panni. Sara. Ma perché hanno messo lei in sfida? Che comunque ho fatto un pezzo che ci piaceva. Rispetto a un 2 stress. Quello lì che non ha voglia di cantare, che è arrivato ultimo. Ezio. Ezio Greggio. Beppe Vessicchio. Babbone Lozzolo. Con quanta bella. Ah no, è patatone. Maestro d'orchestra, ok. Ah, lei l'avevamo vista l'altra volta, la ragazza in sfida. Spaccava che... No, non mi esci più dalla testa fuori. Dalla testa. L'ho scritto quando avevo 16 anni. E adesso quanti anni hai? 15. Suona anche. Corpo che barcolla, ma non molla. Tra la morte e la felicità. Mamma, scrivere un pezzo così a 16 anni, però. Mamma mia, 16 idea. Anni. Io a 16 anni, cioè, già tanto se avevo imparato a pulirmi bene il buco. Nella vecchia. Non sapessi più con chi parlare dopo 3 gin. È un po' giovane per 3 gin. Se la nazionale. Che non mi sei. Ed il telefono che suona. Sì, lo sta facendo già la seconda che fa così. Un po' una nota orgasmica. Ma no, bello. Tu sei arrivato. No! Tutto è cambiato. Madonna. All'improvviso. Non so per... Dalla faccia lei sa che esce. All'improvviso. Mi piace Vessicchio perché è imperscrutabile nel suo... Non riesce a capire. Osservare, giudicare. Non riesce a dire, ok, questa gli piace di più, questa gli piace di meno. Lui è... Fermo. Neutro, perfettamente immobile. Al massimo piega leggermente la testa da un lato.
Ma quindi per forza se adesso lei entra esce Sara? Che brava. Coerenza tra forma e contenuto. Quindi io penso che Sara assomigli. Vedi. Veramente. E questa qua, brava così, non entra. E io non ci credo. Nella mia squadra tu hai sentito parlare, cosa ho detto ai miei ragazzi e tutto il resto? No. Popcorn. Ciao. Iscrivetevi per non perdervi i nuovi video che sono in arrivo. Stai zitto, voglio dire.